Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. Per la pubblicità su Radio Stapp, chiama il numero 340 7559 392. Ehi, non ci lasciare. Gentilissime amiche, gentilissimi amici, il più cordiale ben connessi dallo studio 1 di Stapp Radio, Roberto De Angelis dalla redazione. È finita così allora Roma-Fiorentina, Roma batte Fiorentina 4-1, è stata una bellissima partita, anche con qualche recriminazione da parte dei Viola, però fa parte del gioco. Per quanto riguarda l'analisi della partita stessa, l'affronteremo in maniera più estesa nella giornata di domani, con tutti gli altri colleghi. Io, prima di dare la linea ad Audio Sport News e avere l'ospite d'onore del calibro del giornalista Alberto Mandolesi, vi ricordo sempre naturalmente la Vigor Sporting Center, palestre, piscine e campi da calcio, calciotto, calcetto e grandi spazi all'aperto che vi aspettano su 12 ettari di terreno in un contesto unico e stimolante. La Vigor Sporting Center è ideale per i piccoli, con la scuola calcio, le piscine e i corsi dedicati, e perfetto per i grandi grazie all'infinita varietà di attività praticabili. La Vigor Sporting Center si trova a Roma, in via Grotta di Gregna numero 100, 00155 Roma, nell'area tra via Grotta di Gregna e via Filippo Fiorentini, tra i quartieri di Colli Aniene e Verde Rocca. Il telefono è lo 06 4060 509. Ricordate, Vigor Sporting Center, via Grotta di Gregna numero 100, andate a nome di Stefano Tini, Stapp Radio, e avrete dei trattamenti veramente positivi, veramente sorprendenti sul prezzo, sulle tariffe e sulle modalità di pagamento. Vigor Sporting Center, via Grotta di Gregna numero 100 a Roma. Tutto questo per introdurre Audio Sport News di Guglielmo Timpano, e l'ospite d'onore che stasera è Alberto Mandolesi, che commenterà il post Roma-Fiorentina. Buon ascolto. Jingle Spot. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141B. Fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online. È terminato da pochi istanti qui all'Olimpico, la Roma ha strapazzato la Fiorentina, l'ha surclassata vincendo per 4-1 nella ripresa. Un nuovo gol di Salah che ha chiuso la pratica. Proprio nei minuti di recupero c'è stato anche un palo sul calcio di punizione di capitano Francesco Totti. Una Roma perfetta che si fa prendere quindi la settima vittoria consecutiva. È con noi Alberto Mandolesi. Alberto, una Roma scintillante, strarifante sotto tutti i punti di vista. Una serata bellissima, proprio nella partita più impegnativa, perché questo qui c'era in ballo veramente il terzo posto. Poi oggi, stasera si giocavano 4 punti, perché in caso di parità di classifica l'ultima giornata, ma adesso la Fiorentina ha perso tutte e due gli scontri diretti con la Roma, quindi non le basterebbe neanche fare 3 punti più della Roma da qui alla fine. Devi fare 4 punti. Devi fare 4. Stasera ha preso 4 punti la Roma. Esattamente, esattamente. Tu ci credi adesso in questo momento al secondo posto andare a prendere Napoli? Ma sai, ancora siamo lontani, però insomma questa è una squadra che veramente in salute, che migliora di partita in partita, che crede sempre di più in se stessa, insomma lo dimostra. Quando oggi al secondo minuto di recupero del primo tempo l'arbitro ha fischiato sto rigore, e insomma ha un po' riaperto la partita, ha detto dico ora forse ci sarà una Fiorentina più volitiva che proverà. Non hanno fatto un tiro in porta. Senti, in settimana e anche ieri Spalletti aveva speso parole al miele per la Fiorentina di Paolo Sosa, ma questa Roma di Spalletti che arriva al settimo successo consecutivo, scusami Alberto, quali accettivi diamo a questa Roma di Spalletti? Beh, è come le sette meraviglie, se vogliamo esagerare, quindi meravigliosa. No, c'è ancora da lavorare, però sì, anche se arrivassimo terzi non avremmo fatto ancora nulla, perché ci sarebbe lo spareggio a Ferragosto. Però vedi proprio veramente una squadra. L'unico piccolo nero della serata è quel palo di Totti all'ultimo minuto, sarebbe stata una meraviglia, era proprio una cosa, era la ciliegina sulla torta. Il romanticismo di Alberto Mandolesi è tutto, grazie Alberto. Ciao, grazie a voi.
www.pronosticoonline.com. Tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto. Inoltre Help Serie A, Help Premier League, Help Liga, Help Bundesliga. Tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti, partita, per passare alla cassa. Su pronosticoonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati. Pronosticoonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni. Scommettete sempre responsabilmente. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. Per la pubblicità su Radio Stapp, chiama il numero 340 7559 392. Ehi, non ci lasciare. Quindi mi raccomando, non ci lasciate. Ringrazio naturalmente il direttore Guglielmo Timpano di Audio Sport News per questo collegamento, dove abbiamo ascoltato la voce del giornalista Alberto Mandolesi in questo commento sintetico nel post Roma-Fiorentina, che ricordo ancora una volta essere finita per 4-1. Settima vittoria consecutiva per la squadra guidata da Luciano Spalletti, che ora più che mai è al terzo posto, e piano piano bisognerà scalare ancora questa classifica. Non è finita, bisogna andare avanti. Il più cordiale ringraziamento a tutti quanti voi e, come dico io, Roberto De Angelis, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio, al prossimo appuntamento naturalmente con Stapp Radio, con Audio Sport News, con Radio Roma Sport, con RDA Radio 1 Roberto De Angelis e naturalmente con tutte le emittenti consorziate in questo grandissimo gruppo che porta la bandiera dentro il circuito, dentro la piattaforma di Spreaker. Si scrive Spreaker con la K naturalmente. A tutti voi la più cordiale buona continuazione di serata e buon proseguimento, nonché una magica buonanotte. Grazie a tutti ancora.